altra intervista del post gara stasera con due delle tre debuttanti in Serie B, cioè con me Ilaria Bissoli e qua Masse Bamba. Allora iniziamo da Ilaria, perché Ilaria, oltre a fare il debutto, che è stata per prima, ha fatto anche il suo primo debutto in Serie B. Che non so come è andato giù, però è andato giù. E quella è una bella cosa. Esatto, speriamo porti fortuna e... Allora un po' di emozione quando Alberto ti ha detto... Sì, tanta l'emozione, però appena sei entrata in campo sinceramente l'ansia è andata via, anche perché il punteggio permetteva insomma una situazione un po' più tranquilla così e niente, mi sono trovata cioè abbastanza a mio agio in realtà, pensavo peggio. Bene, una cosa importante che questa, passiamo da questa parte con Masse. Ci siamo sentiti la settimana scorsa con l'intervista dell'Under 18, invece questa sera Serie B, una cosa... E te invece l'emozione com'è? Ah, sai benissimo come sono, cioè sono una persona stra emotiva, perciò quando mi ha chiamato ero stra in ansia. Però quando sono entrata in campo e ho visto anche il punteggio, cioè che eravamo 23-8, ho detto almeno posso sbizzarrimi un po', ho la possibilità di sbizzarrimi, perciò ero un po' troppo tranquilla. Comunque l'importante è rompere il ghiaccio e scendere in campo. Sì. Allora, quando sei venuta 2 anni fa, uno dei tuoi obiettivi era arrivare a giocare in alto. Adesso hai fatto un assaggio, quindi bisognerà impegnarsi ancora di più. Sì, ovviamente dovrò fare continuare con gli impegni, cioè sempre costante, non abbassarsi, mai alzarmi. Bene. Torno da Ilaria, che è qua che gioca con i suoi capelli. Allora, adesso ovviamente per voi la Serie B è diciamo il momento di soddisfazione, però la cosa importante è l'Under 18, la prima divisione dove giocherete con continuità. Com'è andata mercoledì? Oddio, allora... Beh, allora, intanto abbiamo perso 3-0, però non abbiamo perso malissimo, infatti i primi due set... Siamo state veramente all'altezza della squadra che d'altro canto gioca anche in C se non sbaglio. E, sono veramente rimasta sorpresa da come ci siamo messi l'impegno, ma anche senza pensarci troppo ci è venuto proprio naturale giocarcela fino alla fine. Dopo purtroppo anche l'infortunio di Lisa è stato fatale, infatti nel terzo set non c'era storia. Però sono molto soddisfatta di come abbiamo giocato, molto molto soddisfatta. Bene, intanto ne approfittiamo per salutare Lisa Scapini, il capitano dell'Under 18, che tra l'altro gioca anche in Serie B, che purtroppo ha avuto un infortunio abbastanza grave mercoledì sera, siamo ancora in attesa di capire come sarà l'evolversi della sua situazione. Allora, torniamo da Masse. Anche con te, mercoledì una buonissima prestazione nei primi due set, poi siamo un po' calati. Sì, cioè davvero sono davvero tanto felice, contenta di come abbiamo giocato i primi due set. Ovviamente c'è quel piccolo neo del terzo set perché il morale era davvero giù, cioè abbiamo smesso di giocare. Però i primi due set siamo stati davvero all'altezza di una squadra che gioca anche in Serie D, cioè è stata davvero una bella soddisfazione. Allora, ringraziamo le nostre due ragazze, ci vedremo sabato prossimo, andremo a giocare in casa contro il Lagari Sivoli e speriamo di continuare la nostra buona serie. Grazie a tutti.